Agli stessi compiti era addetto anche l'operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini diffuse dai social, presente all'azione di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della polizia. In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Cara Ministro Lamorgese, quell'agente di polizia, come dice lei, di movimenti ondulatori se ne intendeva, perché è lo stesso che in quella manifestazione dell'ottobre 2021 a Roma viene ripreso anche mentre picchia selvaggiamente un manifestante e poi lo arresta trascinandolo per i capelli. Complimenti.